Ed eccoci qui, ragazzi, ritornati! Sì, sono tornato, l'avevo promesso che sarei ritornato in questo post partita di Perugia-Genova, finita 1-0. Mirko Olivieri, grandissimo gol sotto la Nord, si sblocca anche lui perché è il primo gol stagionale per lui. Il Perugia ancora una volta, ragazzi, inaspettatamente, contro ogni pronostico, perché io vi giuro, contro ogni pronostico, avrei mai sperato di poter vincere oggi contro il Genoa, che è una squadra big, perché ragazzi loro meritano sicuramente la Serie A diretta, e aver vinto oggi questa partita sicuramente da morale, perché comunque ragazzi vincere contro una grande big in casa finalmente ha dato morale. Ovviamente il gol di Olivieri è frutto anche di una disattenzione del difensore appunto del Genoa, ma ragazzi godiamo, non mi interessa nulla oggi. Questo, io veramente questo film della bellezza non me lo sarei mai potuto aspettare. Questo veramente è stato un gran capolavoro. Ovviamente questa vittoria dà morale, vedere la classifica che finalmente, aspettando Palermo, Venezia, non ci sia più l'ultima, dà un sospiro di sollievo, Questo vuol dire che se vogliamo, possiamo. Io è vero che ho detto più volte, sono stato pessimista, lo so, ma ragazzi avete visto anche voi com'era l'andamento. Se però giochiamo sempre così, con voglia, con tenacia e con fame di vittoria, si possa vincere. C'è ancora molto da migliorare, ovviamente, perché sì, vittoria, ma se analizziamo bene il match, potevamo anche rischiare di perderla. Attenzione, non proprio perderla, ma pareggiarla, almeno pareggiarla sicuro, perché Sgarbi che regala praticamente quell'azione nel secondo tempo, ahimè, mi ha fatto veramente tremare come non mai. Quindi dobbiamo lavorare per migliorare. La prestazione comunque mi è piaciuta, perché il Perugia comunque ha giocato sempre, abbiamo regalato un po' anche a loro, come era giusto che sia, non si può giocare in alta intensità per tutta la partita, ma intanto oggi usciamo per il momento da quella zona maledetta che è l'ultimo posto, e adesso siamo al penultimo. Si aspetta solamente a questo punto di vedere cosa farà Palermo-Venezia. Ragazzi, la prossima è un altro scontro diretto a questo punto con il Cosenza, dobbiamo crederci. Io voglio aspettare prima di dire ci credo ancora, ok? Questo di certo è una grande vittoria, senza ombra di dubbio, ma adesso voglio vedere veramente qual è il piano di crescita, la voglia dei calciatori. Arriverà il calciomercato di gennaio, ci saranno anche altre partite da affrontare. Voglio vedere questo. Se questo Perugia continua così, me ne posso stare tranquillo e probabilmente continuare forse a sperare, altrimenti staremo a vedere. Fatto sta, oggi vittoria importante con una compagine importantissima, una squadra veramente che deve vincere secondo me il campionato, perché lo merita per giocatori, per qualità di organico e per progettualità. Noi abbiamo vinto contro comunque una big, e questa vittoria fa morale. Nel bene o nel male abbiamo vinto, e questa è la cosa che volevo